Buongiorno mister. Buongiorno. Ciao. Dove siamo? Qua un attimino. 3 minuti. Ciao. Dai. Messina, una grande piazza che attende il rilancio. Sì, una grandissima piazza, non solo grande. Siamo qua per fare bene il nostro dovere, con una società che ha voglia di fare un gran lavoro. Il sottoscritto ha accettato proprio perché è conscio della possibilità di mettere in atto quelle che sono le mie capacità, coadiuvato, ripeto, da uno staff di primissimo livello, quindi grande voglia, grande motivazione, per cui siamo pronti. Allora Bertotto, si riparte da un settimo posto conquistato la scorsa stagione, però col suo arrivo c'è praticamente quasi tutto da rifare oppure no? Il lavoro non ci spaventa assolutamente, abbiamo le idee chiare su come intervenire, la squadra bisogna costruirla, ma fortunatamente l'esperienza che abbiamo sia da calciatori che da detti ai lavori in quanto allenatore con le varie nazionali e quant'altro ci dà la possibilità di avere un panorama di ragazzi notevoli, per cui adesso facciamo leva su queste cose. C'è un mini girone siciliano in questa Lega Pro? Vedremo come staranno stabiliti i gironi intanto, poi dopo sicuramente una volta che decideranno come intervenire sotto l'aspetto delle divisioni, allora affronteremo ogni partita in maniera adeguata. Spalletti, Zaccheroni, Guidolin, lei nel mondo udinese ha avuto tanti maestri, sogna di allenare anche l'Udinese in futuro, magari rubando da loro? Ma sicuramente faccio questo lavoro perché ho tantissima passione e ho tantissime conoscenze che mi derivano anche da questi grandissimi allenatori che mi hanno lasciato. Sogno di arrivare molto in alto, questo sì, per cui non è detto che questo non capiti anche con questa società. Tavares e Gustavo l'anno scorso hanno portato in alto il Messina, ecco, sul parco attaccanti che idea ha Bertotto, visto che Gustavo comunque l'ha anche allenato? Due ottimi attaccanti sicuramente, però chiaramente sono due giocatori che attualmente non hanno la possibilità, sono due attaccanti molto graditi, assolutamente, adesso saremo qua a chiacchierare anche con col direttore. Bene, grazie.